terz'ultimo atto per il Castelnuovo che ospita al Comunale il Rieti e che venerdì sarà atteso a Recanati nel recupero contro i Leopardiani per poi chiudere la stagione domenica contro il Giulianova. Senza guido di Fabio in panchina e Capitan Terrenzio squalificati, il vice Ferretti schiera Morganti e Ndoye al centro della difesa. In attacco rientra Fagioli nel tridente con Manari e Di Ruocco. Assenze pesanti anche in casa Rieti. Raffaele Battisti deve rinunciare al difensore Zona, fermato dal giudice sportivo per ben 4 giornate, a cui si aggiunge la squalifica di Marchi nel 3-5-2 e Mattei a dettare i tempi. In avanti la coppia Varid-Alessandris. Gara molto equilibrata in avvio con le due squadre che si annullano a vicenda. Bisogna attendere il 26esimo per vedere la prima vera occasione dell'incontro, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo D'Alessandris accalcia a botta sicura da distanza ravvicinata, costringendo Olivieri ad un vero e proprio miracolo. Salva i suoi l'estremo locale che tiene la partita sullo 0-0. Ancora Rieti pericoloso al 32esimo con il colpo di testa ad incrociare di Vari che esce fuori di poco. Break dei locali al 35esimo con la conclusione da fuori di Fagioli che termina fuori bersaglio, ma un minuto più tardi è ancora una volta Olivieri ad essere decisivo per i suoi, disinnescando la conclusione ravvicinata di un mobile Vari. La prima frazione termina così senza reti. In apertura di ripresa un cambio per parte, il Rieti sostituisce Nobile con Esposito mentre il Castelnuovo inserisce Lorenzo Emili per Basilico, tornando al classico 4-2-3-1, ma la prima conclusione nello specchio della porta è per i laziali che al 7° vanno due volte alla conclusione, prima con Esposito, poi con Vari, ma in entrambi i casi si frappone con efficacia ancora una volta un super Olivieri che dice no anche un minuto più tardi a Mattei, guadagnandosi la palma di migliore in campo per i locali. Locali che al 14esimo si fanno vedere con una punizione dal limite di Loviso che termina di poco alta sulla traversa. Il Castelnuovo alza il baricentro e un minuto più tardi ancora Loviso prova direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo con l'estremo laziale che si salva con l'aiuto della traversa, e sugli sviluppi del corner successivo il Castelnuovo va vicinissimo al vantaggio. Fagioli rimette in mezzo per la corrente Morganti che incredibilmente spreca da due passi. La pressione dei locali si concretizza al minuto 20 con una grande azione personale di D'Egidio che si incunea in area dalla destra, supera due avversari, si accentra e deposita in fondo al sacco la rete dell'1-0 e l'11esimo centro stagionale. Nel secondo tempo il Castelnuovo suona tutta un'altra musica e al 28esimo potrebbe anche raddoppiare, ma Fagioli di testa è impreciso e spreca da ottima posizione. Alla mezz'ora problemi muscolari per Lorenzo Emili, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco. Al suo posto entra Gentile. Al 34esimo si fa rivedere il Rieti in avanti con un diagonale di D'Alessandris che chiama ancora una volta la respinta coi piedi Olivieri. Prova a complicarsi la vita il Castelnuovo al 40esimo. Ingenuo Fagioli va al contrasto con Montesi nel tentativo di recuperare la sfera e rimedia il secondo cartellino giallo di giornata, lasciando i suoi in 10 nel finale. E al 41esimo il Rieti tenta il tutto per tutto con il tentativo in rovesciata di Tunkara, ma Olivieri dice ancora una volta no, ma in pieno recupero al 49esimo quando il Castelnuovo pregustava già la vittoria il Rieti pareggia. D'Alessandris si libera così di D'Egidio, il direttore di gara non ravvisa il fallo tra le proteste locali, la sfera arriva a Esposito che in extremis fa 1-1, termina tra le proteste neroverdi al Comunale con un pareggio che ha il sapore della beffa per il Castelnuovo che così vede ridursi al lumicino le ultime speranze playoff.